Salve a tutti, gente. Allora, proviamo se funziona questo gioco. Provo a registrare la mia partita Vampire The Masquerade Coterie of New York. Volevo fare una trasmissione in diretta, però non essendo pratico, non so nemmeno se funzionerà. Vedremo se prende bene la finestra, tutto schermo, senza i soliti casini che di solito combino quando faccio queste cose, che mi prende le righe con le strisce sopra, con le finestre, le cose del browser, eccetera. Non è bello a vedersi. Non so se funzionerà l'audio, magari parlerò così per niente, perché ovviamente se giocassi e basta, senza narrarlo, sarebbe inutile, no? Ecco, oltretutto, tanto più che questo è un'avventura grafica, per cui non vedrete pupazzetti più o meno realistici che se le danno di santa ragione, ma vedrete delle. È come un fotoromanzo in un certo senso, in cui ci sono dei testi, ci sono alcune scelte, e in base alle scelte, per quello che può variare, varia il gioco. Questo l'ho comprato. Non è frutto di, diciamo, di altre vie, come vedete in italiano. L'ho comprato esclusivamente per due motivi: uno in italiano, due era in offerta, 5,99 euro su Steam, e ha una specie di seguito che è questo, però in realtà è un gioco indipendente, che anche se è ambientato nello, sia come sempre Vampire The Masquerade, ma è una specie di seguito perché avviene nella stessa linea temporale, diciamo, nello stesso luogo, ma con un personaggio diverso, che è questa ragazza brunetta qui, Moretta. E no, qui non abbiamo questa come protagonista, poi la vedrete. Io l'ho già finito, ovviamente. Non è lunghissimo, ma serve qualche ora. L'ho trovato avvincente. Sì. Magari a voi non piacerà perché è un'avventura grafica. Non a tutti piacciono i giochi di ruolo, non a tutti piace il gioco di vampiri. Molti non lo conoscono neanche. A me personalmente piace, in generale piacciono anche questi videogiochi qui, perché è come se ti immergessi in un mondo. In un mondo che non è il tuo, ma che so che sembra assurdo quello che sto per dire, ma ti sembra reale. Lo so, direte, ma come? Cioè, già un videogioco, o anche forse un gioco di ruolo, comunque un gioco è. Poi un gioco di ambientazione fantasy, vogliamo dire. Cioè, sì, ci sono i vampiri, ci sono i licantropi, c'è il potere qui e là. Soprannaturali, quindi come fai a dire che. Eppure è l'ambientazione che è talmente ben fatta che davvero adesso mi è passata un po' come si diceva ai miei tempi, non so se si dica ancora, la scimmia, quando ti appassioni in maniera molto intensa per qualcosa, non è solo un sinonimo per dire essere ubriachi, avere la scimmia, ma anche avere una passione smodata per qualcosa. E però quando, insomma, c'ero in mezzo, un po' come anche Redemption, Vampire The Masquerade Redemption, che credo è il mio primo amore, penso uno dei più bei videogiochi, lo metto alla pari dei vari giochi Paradox strategici di Civilization, almeno i primi due, tre che ci ho giocato non so quanti giorni, perché non posso dire ore, ma veramente giorni, forse settimane sicuramente. E anche lì ci sono divertito. Final Fantasy VII e pochi altri, sinceramente, perché non è che sia un videogiocatore incallito, più che altro perché non ho il tempo. Non ho il tempo, ma anche se ce l'ho, quando ce l'ho, è difficile che mi metto lì a
ore e ore per un gioco, cioè mi deve proprio prendere per bene, come questo. E per prendermi per bene mi devo immedesimare, cioè non devo considerare quello che vedo solamente dei pupazzetti. Poi, ecco perché ritengo, cioè non riesco a capire come ci si possa immedesimare e quindi appassionare in giochi come Minecraft, ma anche Fortnite, che è meglio almeno graficamente, ma sono cose che durano 10 minuti, 15 minuti, 20 minuti, mezz'ora, non lo so, ma non c'è una continuità, no? Cioè, io mi ci devo immergere in un mondo. Un gioco è una simulazione virtuale in cui tu sei qualcuno, qualcosa, nel caso che magari governi una civiltà, rappresenti una nazione. E sei qualcosa di più di un semplice primo ministro, presidente, perché con i giochi strategici puoi andare a controllare tanti aspetti che un semplice, tra virgolette, capo di Stato o di governo non potrebbe mai fare. Però per dire, comunque ti devi immedesimare, cioè devi sentire come se in quei momenti fossi alienato dal mondo reale e la tua attenzione è quasi intera, almeno finché stai giocando, è interamente dedicata a quello che stai facendo. Voi direte sì, vabbè, ma anche se giochi a questi giochini qui, a quelli dove ci sono i pupetti, no? I draghi, come si chiamano quelli, LOL, mi ricordo adesso l'acronimo per cosa stia. Stupidaggini, almeno secondo me, però con tutto il rispetto, per me sono stupidaggini perché non riesco ad immedesimarmici. Poi vabbè, i giocatori più giovani piacciono molto quelli perché sono così veloci, non devi starci troppo a pensare, semplicemente c'è azione. Vabbè, a me non piace una cosa del genere. Ecco, un gioco come questo, Coterie of New York, se non conosci a menadito l'inglese, non ci giocare perché non capirai niente, come me del resto, che lo conosco poco, comunque fatico molto a leggerlo, non me lo godo un gioco se devo faticare. E quindi ho aspettato che uscisse in italiano. Questo l'ho visto in inglese com'è, ci sono anche dei gente che ci gioca. Stranieri più che altro che ci giocano come faccio io adesso e poi mettono su YouTube o su Twitch. A proposito, ditemi come funziona Twitch, vi dicevo, mi piacerebbe capire più che altro perché c'ho un canale oramai vecchio e stravecchio, ma non ho mai caricato nulla su Twitch perché non sono capace. E allora questo lo farò se uscirà la traduzione in italiano. E se sarà in offerta anche, visto che dovrò risparmiare. Dicevo, uno dei motivi, scusate se la faccio lunga, però se ci sono nuovi utenti, questo è il mio modo di fare, quelli più scafati, anziani, diciamo, sanno che mi dilungo parecchio nelle cose. E la sintesi non è un dono di cui sia dotato. Dicevo, questo gioco a me prende e se un gioco non mi prende non ci spendo neanche i soldi, magari lo vedo, lo provo se posso, ma non. Ma per prendermi cioè devo capire quello che succede, quindi deve essere in italiano. Per prendermi deve farmi pensare che io sia lì, in quel gioco, sia il protagonista, in pratica, sia il protagonista, in qualche modo, magari quando c'è un protagonista femmina e sei obbligato a prendere quello, è un po' più difficile, però capita, oramai. E quando c'è invece una realtà che è abbastanza
sbiadita, ma credo che lo sia per tutti, non è che lo dica solo nel mio caso. Alla fine tutti noi, anche quelli che hanno le vite più appariscenti, più così divertenti se vogliamo, che non hanno problemi di sorta, però alla fine della giornata o della nottata, per chi può permettersi di fare le notte bravi, si ritrovano nel loro letto a pensare, ed è quel pensiero che, in attesa della giornata successiva, che ti fa ripensare, rimettere in ordine le idee e rendere conto che, per quanto la tua vita possa essere straordinaria, che non significa straordinaria, grandissima, meravigliosa, no, significa per quanto possa essere fuori dal comune, sei un uomo e come tale hai i tuoi problemi esistenziali che sono propri dell'uomo. Ecco, quando giochi, in genere, o sei un uomo veramente super dotato, non nel senso che adesso potete immaginare voi, ma nel senso un eroe con tutti gli attributi dell'eroe, per attributi intendo qualità caratteriali prima ancora che fisiche, oppure sei un essere magari con l'aspetto di un uomo, una donna, insomma un essere umano, ma con poteri e con capacità ben oltre. È il nostro caso, e forse è per questo che quando me lo presentò un mio amico, che ha fatto e fa tuttora da narratore, anche se io per motivi per il lavoro essenzialmente ci gioco più da tavola, spero sempre prima o poi di ricominciare, ma nell'attesa, se arriverà questo momento, mi diverto anche con i videogiochi. E me lo fece scoprire metà degli anni 90, credo. Guardate, vi posso anche dire più o meno, non con esattezza, mi ricordo che la prima giocata che feci fu una live dal vivo, si diceva quella volta, e solo dopo giocai da tavola. C'era una ragazza che giocava con noi, che è dell'84, quindi ha 5 anni meno di me. Io quest'anno ne compirò tra poco 43, e lei 38. 28 anni ha, una roba e io questa me la ricordo che era una ragazzina, non aveva 16 anni, quindi la bellezza di 22 anni fa. E 22 anni fa era il 2000. Questa ragazza però, io praticamente l'ho vista crescere, ma pure io sono cresciuto giustamente, non mi ricordo se già la conoscevo un po' così di vista, frequentavamo lo stesso circolo, ma non è che la conoscessi tanto, non mi ricordo, è passato troppo tempo. Però mi ricordo che con questa ragazza facevamo, ed altri, il gioco da tavola. Non mi sembra che lei partecipasse al vivo, ma facesse solo quello da tavola, quindi è venuta dopo. Poi sì, era la fine degli anni 90, credevo anche un po' prima sinceramente, però se questa aveva 16 anni allora era sicuramente all'Everts 2000. Vabbè, comunque sto excursus di storia personale che non interessa probabilmente a nessuno, o magari qualcuno sì, visto che molti youtuber hanno fatto la loro fortuna raccontando i cavoli propri e continuando a farlo, raccontando i cavoli giornalieri. Iniziamo, anche perché sono le 10:22:15, di 22:20 forse ormai, e io lavoro, non ho questa come occupazione di fare i video, è solo un divertimento. Oggi che è martedì 25 gennaio, se non sbaglio, sì,
sera, ho fatto una giornata piena, mattina e pomeriggio, sono abbastanza sonno, devo essere sincero, però voglio provare anche perché siccome domani sono il lavoro agile da casa, quindi non è che non lavori, non è che non mi debba svegliare, mi devo svegliare comunque, però almeno non devo fare il percorso casa-lavoro. E diciamo che invece delle 7 di mattina posso svegliarmi verso le 8, così più o meno. Per cui tanto più di 7 ore non dormo in ogni caso, non credo che starò qui fino all'una assolutamente perché non ce la faccio, però un'oretta volevo giocarla, già ne è passata mezza, quindi fate un po' voi. Devo farvi vedere qui queste magre opzioni, nuova partita, si parte con una nuova partita, carica, ma qui vi dico solo, ci sono tre slot, come si dice, tre spazi, ma praticamente non funziona, no? Perché quando salvate comunque ve lo carica, ve lo sovrascrive sempre qui, quindi non è che potete fare i giochini, e non ho capito per quale motivo, ma tipo un baco, comunque qualcosa che non va. Le impostazioni estremamente semplici, velocità del testo, dimensione del testo, opzione dialogo al centro, significa che ti mette il fumetto, non so come chiamarla, la didascalia, ecco, la mette qui invece che mettertela qua, è scomodo, meglio, molto meglio qua perché è accanto al testo che te lo mette qua. Lingua italiano, poi vabbè, videocomandi, è semplicissimo, su tutto mouse, niente di che. Nuova partita, partiamo e credo che non vedremo tantissimo perché è molto discorsivo, però ti fa comunque, vabbè, vuoto, allora lo mettiamo. Ah, ho capito, significa, credo, che puoi, cioè puoi partire con una partita nuova e però dopo la partita nuova te la salva sempre su uno spazio solo, cioè quando io andrò a salvare, spero, non me la sovrascrive qui, che questa è un'altra partita che ho fatto con un altro personaggio, adesso prenderemo un uomo. E niente, quell'altro con un massimo di 3 te le mette su questi altri. Quindi mettiamo vuoto. Allora, qui abbiamo i clan. Brevissima spiegazione, ci sono 13 clan. Qui ce ne sono tre sceglibili, il Prusa è quello che ci ha finito la partita, l'Aventro o il Ventro, chiamatelo come volete, quella che ci stavo facendo un'altra partita perché ha diverse caratteristiche, Toreador non l'ho mai provato, rifacciamolo col Prusa, adesso si chiama Eric, non lo cambiamo perché non ha senso, secondo me, cambiare i nomi, visto che comunque siamo già dentro, però adesso un attimo vi spiego. Non ha senso cambiare i nomi perché c'è tutto un metaplot, una storia dietro, che in questi giochi qui, dove non c'è un personaggio singolo che puoi usare, tipo su Vampire Redemption c'è Christopher Romuald, che è l'eroe per eccellenza. E Christopher Romuald è Christopher Romuald, quindi compare nella storia anche dei libri che sono usciti. Vampire Bloodlines, che è uscito 4 anni dopo, ormai sono passati 18 anni quasi, perché uscì a ottobre del 2004. Il personaggio era anonimo, era uno che tu lo potevi chiamare Gino, per dire, no? Quindi non compare, perché non c'è, semplicemente ci sono i tuoi nemici e amici, quelli sì, che hanno un nome, sono ben definiti, ma tu no, non esisti, quindi non mi piace così, sinceramente. Anche in questo caso vedremo che nel seguito ci sarà una singola protagonista, Yulia, quella che abbiamo visto su Shadow of New York, Le Ombre di New York, e c'è un motivo per cui si chiama così, Diana la Sombra, un altro clan che qui non è giocabile. E lei è un personaggio che comparirà fisso, questo no, perché infatti dice qui si formerà una coterie, quel gioco si chiama coterie a caso, ma tra chi dopo quando verranno citati ci saranno quei quattro che poi conosceremo se faremo fino alla fine, spero,
ma non ci sarà il quinto che sei tu, perché tu potresti essere Eric, potresti essere Amanda, o potresti essere quell'altro rapper nero che non mi ricordo chi sia. Non mi piace tanto. Allora, qui non siamo ancora il nostro protagonista, questo è un personaggio misterioso che sarà svelato solo alla fine del gioco. Non serve che vi legga, no? Tanto potete leggerlo da solo. Diciamo che questi punti di domanda, dice, perché chi è che sta parlando? Non si sa, è buio, è scuro, lo scopriremo alla fine. Sta parlando di un'altra persona che voi penserete parlo protagonista, no, non sta parlando al protagonista. Però non vi posso svelare a chi stia parlando perché fa parte della storia. E se ve lo dicessi, poi però tenete a mente questa scena, che tra l'altro è una scena che cambia a seconda di chi prendi come personaggio, come protagonista. Piovendo, è buio, è New York, è la tipica ambientazione gothic punk, come veniva chiamata nel 1991, nel primo anno. Qui ci dà qualche informazione, però non posso stargli a spiegare tutto il gioco, anche perché poi durante il gioco sarà il gioco stesso, siccome voi siete un nuovo vampiro, a spiegare tante cose. Comunque sta parlando lui, adesso si sta rivolgendo, sta dicendo queste parole, so che non è chiarissimo adesso quello fratello, cioè un vampiro, si chiamano fratelli tra loro, di nona generazione, la stessa generazione di Christopher Walken, tra l'altro, quindi abbastanza anziana, un'ancilla, traduzione è abbastanza buona, però troverete sempre che la parola davvero si ripete spesso. E il 99% delle volte c'è questo cavolo di accento, non so davvero. Beh, per il resto è perfettamente comprensibile, direi che l'abbia tradotta in italiano, ma questo davvero mi fa trasalire, non capisco. Ora è morta e sepolta, ed io sono ancora qui, in piedi, nello stesso punto dove la incontrai per la prima volta. Posso andare anche un po' veloce, perché tanto potete mettere in pausa, questa non è una trasmissione in diretta, per cui. Così tutto ha inizio. Ci siamo.
musica è martellante e il tuo battito ne segue il ritmo. Il tuo battito, sei ancora vivo. Nonostante ti sentissi morto dentro all'inizio, questa si è rivelata essere una di quelle notti che ti fanno sentire vivo. Hai deciso di fare buon viso a cattivo gioco. Eventi su Facebook. Passa un'ora, poi due. Ci si sentirebbe strani a venire in un posto così da soli. Ma senti qualcosa di rilassante nell'unirti alla folla, mischiandoti con essa, anche mentre lasci che il ritmo si impossessi di te. Sudore, il tuo, degli altri, impregna la tua maglietta e i tuoi pantaloni in un attimo. Ti ritrovi a pensare una cosa: da fuori l'aria densa del locale deve avere un odore terribile, ma qui, nel mezzo della mischia, è inebriante. E non ti sei ancora impasticcato. Qualcosa ti dice che non sia accidentale. È una bella notte, speri non finisca mai, perché sai cosa ti aspetta domani. Svegliarsi, vestirsi per andare al lavoro. Al lavoro, mi raccomando ragazzi, no, a lavoro, al lavoro. Il viaggio sui mezzi, quel lavoro ripetitivo che ti farà guadagnare solo i soldi necessari a fine mese per pagare l'affitto e continuare a vivere in quel buco troppo costoso del tuo appartamento. E senza Jessica lo pagherai tutto di tasca tua. Calcolo mentale ti porta subito a rimpiangere la tua decisione, forse l'ha lasciata, anche se vedremo dopo. Prendere casa da solo, da soli, è una bella responsabilità, anche economica, forse soprattutto economica. Entri nel bagno lurido, ti guardi allo specchio e ti lavi la faccia, ossessivamente. Ancora e ancora. Echi di una voce passata attraversano la tua mente. Non è lì, eh? Si capisce perché è molto in ombra. Stavolta è diverso, finalmente. Questo è un suo ricordo di quello che gli ha detto questa Jessica. Sta zitta, Jess. Chiudi quella cazzo di bocca. Questa non sei tu, non più. Non ho scritto bene, davvero, davvero. Strano che una ragazza di una 20-25 d'anni del 2020, gioco ambientato nel 2019, citi Clint Eastwood. Hai bisogno di aiuto.
Ecco, questa è la Jessica di stamani. Alzi la testa e ti guardi allo specchio. Cerchi di sorridere, ma l'unica espressione di cui sei capace è un ghigno autocommiserevole. Ed eccola, la ragazza di prima. La ragazza latina. Sorprendentemente entusiasta, sì. Mobiliti per qualsiasi tipo di causa online. Ci deve essere, ci deve pure essere qualcosa di meglio. Lei è d'accordo. Forse è per questo che si sono sbagliati con davvero. Things she said. Tutte le cose che ti ha detto. Fa freddo qua. Adesso ti E siamo in uno squallido motel del Bronx. Vedete, la caratteristica di questa grafica: luci, movimento, lontananza. Secondo me, è una mia impressione, ma ti catapulta all'interno. Ti fa sembrare di essere veramente lì. Quell'ambiente un po' decadente, un po' da film, come siamo abituati ad immaginarci. La camera sembra quasi un comico stereotipo, completa di vernice sfaldata e pavimento appiccicaticcio, anche il porto, dopo tutto. Nel momento in cui entri lei ti è già addosso. Sembrava che non sentisse freddo fuori, ma la sua pelle è stranamente gelida al tatto. Come avvertendo la tua confusione, lei ti ricaccia le mani indietro. Ti bacia il collo. Sei sopraffatto dalle tue sensazioni. Il sapore di fuoco liquido e fumo sulla tua lingua. Voce ti parla. Spiacente ragazzo, ho fatto quello che dovevo pur di lasciare questa città tutta intera. Non preoccuparti, con il mio sangue e i tuoi principi te la caverai. Sbatte la porta quando se ne va. Rimani lì, steso sullo sporco e maleodorante materasso per un po'. Minuti, ore. Prima che tu riesca a concentrarti abbastanza da fare il punto della situazione, la senti, la carne fa.
sfondi la porta per difendere. Questa non è la stanza dove sei svenuto. C'è compagnia. Quel tipo strano gli tira un cazzotto, urla diversi insulti, colpisce la mascella, perdi nuovamente i sensi. Sulle sue braccia, sul pavimento, ovunque. Senti un gemito, qualcun altro. Prima aveva il frustino. Le mordi il collo e bevi. Bevi il sangue. Questa è la scena che ti si presenta. Non batte, premi due dita sul tuo polso, ma non senti i battiti. Provi sul collo, nulla. Questa è una figura che ci accompagnerà a lungo. Che bel casino, dice. Guardate gli occhi. Cosa rispondereste qui? Facciamo così, io l'ho già giocato, come vi ho detto, le cose andavano bene, altre l'avrei cambiate per poter fare altre storie. E io avevo risposto questo, chiama il 911. Che possiamo fare? Non è come sembra, facciamo finta di niente. Oppure siamo agitati e diciamo di spostarsi. Facciamo finta di niente. Questo è il nostro personaggio, l'abbiamo visto prima, adesso lo vedremo spesso durante i dialoghi quando parlerà. E amico, non è come sembra. Non a sapersi, dal mio punto di vista sembra che tu sia in un mare di guai. Omicidio, aggressione, sono dai 25 anni di carcere all'ergastolo se sei fortunato. Visto che non lo sei, la pena è la morte. Fortunatamente per te è stata una notte tranquilla, altrimenti non sarei potuto arrivare in te. Vieni. Il sole sorgerà tra qualche ora, faresti meglio a non essere qui quando succederà. Non andiamo a fanculo, fottiti, non vado da nessuna parte. Io gli avevo chiesto il sole, mi sembra di ricordare. Non insultiamolo, anche perché poi ci servirà a non farcelo troppo nemico. Ho bisogno di un medico. Fanculo il sole, ho bisogno di un medico. Quello ti sarebbe d'aiuto quanto un becchino a questo punto. Si avvicina e comincia a parlare. Rilassante, si viene di fronte inquietante. Ora ascolta. So che tutto questo è nuovo per te, ma mi sono occupato di centinaia di randagi. Come te, parlando per esperienza, tendono a rientrare in due categorie. Ci sono quelli svegli che ascoltano e obbediscono.
senza provare a fare niente di stupido, li porto sempre dove devono essere, sani e sani. E poi ci sono gli idioti, i teppistelli che credono di potermi sfidare, i sapientoni che cercano di contattare qualcuno segretamente senza permesso, i combinaguai che cercano di scappare, fare scena. Nessuno di loro è arrivato a destinazione tutto d'un pezzo. Anzi, molti di loro non sono proprio arrivati. Sistema di 3 strike per i cucciosi. Mi sta sfidando. 3 strike e 6 fuori. Lì ho capito, signore, adesso. Anzi, mi viene da ridere perché adesso vedrete il riff questo. Questo è diverso, il suo vera presenza e stile, una paura ancestrale del tuo cuore. Vaffanculo, signore. Ho capito, signore, di cosa stai parlando. Andiamolo a fanculo, dai. Poi però ci comportiamo bene perché sennò il gioco potrebbe risentirmi. Vai a farti fuori. Stai piano con le mani. La situazione vuol dire che stai bene. Qualcosa di profondamente sbagliato. Cosa pensereste in una situazione del genere? Così, per il piacere dell'immaginazione. Considerando che ha dei poteri che vi può incutere timore o vi può anche ispirare obbedienza in maniera innaturale, solo per la stranezza del soggetto o per la sua imponenza fisica e minacciosità. Qualcuno che ti è vicino? Entriamo spudoratamente. Jerry, già. E chi è Jerry? Altamente nervosa e completamente buona. E molti. Nero ti fissa stancamente, mi firmi uno strike minaccioso. La mia fidanzata, in realtà la ex, però sembra che gli avevo detto la verità l'altra volta. Yes, mia ragazza. Stai mentendo, vai uno strike. È vero, non sai perché l'hai fatto, vero? Hai tempo per patetici auto. Il contrario ti ci rischia, che è in cima alla rubrica. L'offerta, l'ombra suggestiva MG accanto al nome Jess ti offre uno sguardo imperscrutabile. Sa che c'è qualcosa che non va, ma preferisci non indagare molto. Bene, sembra che voi due siate vicini. Jess in pericolo, dannazione. E però non c'era modo, non ci abbiamo provato a mentire. Lo straniero, ma no, già abbiamo 2 strike se non 3. Dopo succedono cose belle per il gioco, sinceramente vorrei continuarlo, se no. Tra l'altro quando io faccio questi giochi cerco sempre di pensare
cosa farei al suo posto. E anche se immedesimandomi, penso che potrei essere una persona completamente diversa, magari anche con un carattere diverso, fisicamente diverso, però va sempre valutato in base a quello che uno si sente e sa in quel momento nel gioco, nel personaggio, e anche un po' pensando a come si è realmente. Poi sono d'accordo che vedere bene un gioco per pura curiosità e divertimento, uno, soprattutto in un gioco come questo, ha risposta multipla, le prova tutte per vedere cosa succede, ecco. E il bello dei videogiochi, a differenza della vita reale, che uno non c'è responsabilità in quello che fai, come in GTA 5 puoi fare stragi in giro e te la cavi, e se non te la cavi vuoi ripetere, o anche se te la cavi vuoi ripetere lo stesso perché ti è piaciuto, perché vuoi cambiare qualcosa, lo puoi fare nella vita reale. Era quasi deluso. Sconsolato Jean-Claude Van Damme, voglio solo tornare a casa, mentre passa. Forse è il Lionel, credo. Chiaro come il giorno, l'altra volta avevo scritto perché non mi porti alla polizia. Giorno, eh? Apri la porta e dimmi che non cadi là che scalavo.